Eccoci qua, le persone iniziano a connettersi piano piano. Oggi sono molto molto felice. È la quarta puntata del nostro format a tu per tu. Benvenute, benvenuti a tutti e a tutte. E sono molto felice perché andiamo ad affrontare un tema che secondo me ha veramente tanti lati nascosti, tanti lati da esplorare, che è proprio quello del gioco. Abbiamo la convinzione che il gioco sia solo per bambini, che non ci riguardi, che sia un mondo distante da noi, e invece da noi adulti, tra virgolette, diciamo, se ha senso questa distinzione. Comunque, di solito è così. E invece oggi la puntata di A Tu per Tu, che eccezionalmente questa settimana condividiamo con l'organizzazione, diciamo, con Play Factory, sia sulla pagina Facebook di Italia che Cambia, sulla pagina Facebook di Play Factory. Andiamo proprio, l'abbiamo titolata Giocare, perché giocare è un atto rivoluzionario, con un punto interrogativo. Andremo proprio con diciamo, i protagonisti di Play Factory, Michele Pierangeli e Lucia Verdini, a scoprire perché il gioco è un atto rivoluzionario, a scoprire tutte le implicazioni del gioco. Ce ne sono molteplici, probabilmente non faremo nemmeno il tempo ad esplorarle tutte, secondo me. E intanto vi introduco i nostri ospiti o co-ospiti: Lucia, eccola qua, e Michele, eccolo qua. Benvenuta, benvenuta Lucia, benvenuto Michele. Ciao, evviva. Ciao Paolo, No. grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie davvero. Lucia e Michele, non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo di persona, spero presto. Intanto questo è un primo approccio davanti al grande pubblico. E Lucia è un'amica, un pezzo di cuore, e in passato ha contribuito ad aprire, diciamo, ad aprirmi gli occhi letteralmente su un altro tema collegato al gioco, che è quello della risata. Siamo tutti convinti che la risata sia una cosa che possa venire solamente spontaneamente e non spontaneamente. Invece anche lì c'è un altro mondo. Oggi invece, oltre al tema della risata e dello yoga della risata, che con Lucia ho scoperto approfonditamente in passato, oggi andiamo ad affrontare un altro tema, che è quello del gioco, che è un'altra sua passione tra le sue molteplici, insieme a quelle di Michele. E voi avete, insomma, siete un po' i creatori di questo portale, di questo sito, playfactory.it. È difficile, esatto, è difficile perché è qualcosa che va anche oltre l'online, giustamente. E intanto, anche se Lucia è già nota al pubblico d'Italia che cambia, per il meme proprio sulla risata, però vi chiederei di presentarvi e di presentare anche Play Factory, di spiegare meglio di me cosa è. E insomma, vi do la parola, decidete voi e iniziamo a immergerci nel mondo del gioco. Yes. Allora, sono Lucia, vengo dalle Marche, Michele invece viene da? Milano. Quindi stiamo lavorando, in realtà abbiamo cominciato a lavorare io e Michi assiduamente sotto Covid. Abbiamo sperimentato che si può lavorare benissimo anche a distanza. Ci siamo conosciuti proprio a un corso di gioco a Milano, e è stato un po', diciamo, amore professionale a prima vista, che poi è diventata una grande amicizia attraverso Joydid, di cui poi vi parlerà lui. Io sono una play coach, mi definisco una play coach, non so bene se esiste questo termine, forse l'ho inventato io, da una decina d'anni a questa parte, in realtà qualcosina in più, perché ho cominciato prima di 20 anni, verso i 17 anni ho cominciato con dei workshop clown, e da lì l'amore per il teatro e per in generale tutte le tecniche espressive, tutto quello che mi permetteva di esprimermi e di giocare, appunto, mi ha fatto approfondire sempre di più il tema del gioco, ma di cui non ero ben consapevole. Piano piano è diventato un lavoro, non so bene come, stando nel flusso,
Da circa 2 anni lavoro anche con delle organizzazioni, con le aziende, oltre a organizzare workshop dal vivo. Da pochissimo, in realtà da mezzo anno, collaboriamo insieme a Miki a questo progetto che è Play Factory e che vi presentiamo fra poco. Adesso lascio la parola a Miki in modo che si possa presentare. Ciao a tutte e tutti, io sono Michele e fin da piccolo ho sempre amato giocare. Che cosa faccio? È una delle domande più difficili da rispondere per me, perché mi occupo di organizzare eventi, esperienze, mi occupo di fare consulenze sia sul digitale che sulla relazione. E con Lucia stiamo proprio costruendo questa anche nuova figura del Play Coach, che vuole portare il gioco in tutti gli ambienti e gli spazi possibili, dalle organizzazioni alle relazioni tra le persone, ma anche nelle città e nei luoghi pubblici. Io e Lucia, come diceva, ci siamo conosciuti qualche anno fa, 2 o 3 anni fa probabilmente, Ormai quasi 4 anni. Forse. Perché era l'inizio di Joydid. Joydid è questo progetto qui, come vedete, sono queste carte, è passato anche un articolo su Italia che cambia, che hanno lo scopo, è proprio un gioco a impatto sociale, che ti insegna anche una competenza, perché questa è una delle rivoluzioni più grandi dei giochi, perché ci aiutano a creare delle nuove competenze. Questa competenza è quella dell'empatia, della connessione, del riconoscere gli altri. E quindi il gioco funziona che quando io voglio dare ad una persona riconoscimento, ad esempio ti dico grazie Paolo per averci ospitato in questa live con questa grandissima possibilità di parlare a tutte le persone di Italia che cambia, e ti dico grazie anche spiegandoti il perché, quindi ti riconosco praticamente, poi ti dono questa carta, e questa carta è unica perché dietro ha un codice univoco che ora non vi faccio vedere, sennò lo potete usare, e tracciandolo sul sito che ho appena fatto vedere Paolo si può scrivere una storia e vedere lo scambio di questa carta. Questo diventa un gesto magico perché si può vedere il viaggio della carta da persona a persona e quindi vedere un impatto che un'azione può fare da persona a persona. Quindi c'è dentro gioco, c'è dentro intelligenza emotiva, c'è dentro anche competenza sistemica, quindi tutto è interconnesso. Fantastico. Con Lucia ci siamo incontrati in questo workshop, lei mi ha accolto in una maniera incredibile perché non ci fossimo mai conosciuti, mi ha fatto raccontare Joydid da tutte le persone del workshop e io mi sono sentito folgorato da questa grande accoglienza. E poi da lì è nata proprio una passione, una connessione tramite tantissimi giochi che abbiamo fatto insieme, dal Play Fight, a Joydid, ai giochi online, a tantissime esperienze. E per noi lavorare insieme è giocare. Fino a quando poi abbiamo organizzato il nostro primo corso insieme. Giusto. Abbiamo organizzato i 4 elementi della gioia, che è uno dei servizi, dei workshop che offriamo con Play Factory, che è proprio un workshop, in questo caso era orientato alle persone, per riscoprire la gioia e vari elementi per connettersi con le altre persone e con se stessi. Parliamo di Play Factory? Infatti adesso ci avete un po' incuriosito, c'è stato l'incontro, che da cosa è scaturito questo incontro? È scaturito Play Factory, perciò diteci, di che si tratta? In realtà era un semino che era dentro di me da tanto tempo, come tu hai ben detto all'inizio, io mi occupavo principalmente di risata incondizionata, che la maggior parte delle persone conoscono come yoga della risata, finché ho capito che quello che a me veramente faceva stare bene, al di là della pratica della risata in sé, era la connessione giocosa con gli altri, era la possibilità di stare occhi negli occhi, corpo a corpo con altre persone, e questo aveva un reale potere terapeutico. Così ho cominciato a studiare sempre di più la biologia del gioco e mi sono immersa finché ho capito che questo era il mio lavoro, questo volevo portare nel mondo. Oltre a giocare con mio figlio e far giocare altri adulti, io non avrei mai pensato di portarlo nelle aziende, e alla fine hanno cominciato a chiamarmi delle aziende e questo ha fatto sì che diventasse un vero e proprio lavoro. Quindi ho cominciato Play Factory, diciamo, un po' da sola, ma subito dopo mi sono resa conto che Play Factory non era Lucia Berdini, non poteva esserlo e non volevo che lo fosse. E quindi sono rimasta in ascolto per parecchi mesi, ho comprato il dominio più di un anno fa, parecchio tempo fa, e poi ho aspettato che arrivasse un'illuminazione.
finché ho fatto una specie di proposta ufficiale a Michele, gli ho detto: vuoi fare parte di Play Factory? Lui ha accettato e per me è stata una grandissima gioia, perché davvero è diverso. Io non avevo mai lavorato in team così, in due, su un progetto. Sicuramente sono ancora una neofita del lavoro di squadra, come dire. Michi ha una grandissima esperienza, è proprio per questo che l'ho scelto. Oltre ad avere un impianto valoriale molto simile, lui ha tantissime competenze che io non ho. Ci complementiamo moltissimo a vicenda, e quindi, essendo che avevamo già fatto delle cose in passato insieme, avevamo lavorato benissimo, gli ho detto: Michi, io ti voglio in Play Factory, voglio che Play Factory sia anche tu. E così stiamo lavorando sodo davvero in questo periodo per dare una struttura sempre più solida a Play Factory, che, come dicevi bene tu, è difficile quasi da definire, no? Perché vorremmo che fosse varie cose, vorremmo portare attraverso Play Factory il gioco in organizzazioni, istituzioni, quindi anche addirittura abbiamo pensato ai comuni, quindi se ci sono dei comuni che ci sentono, a noi piacerebbe tantissimo lavorare con le Playful City, quindi creare delle città giocose, ma anche con le persone, fare formazione di formatori. Mm-hmm. Sì, questo è il TEDx di Rovigo dello scorso settembre, al quale ho partecipato e ho parlato proprio del gioco, che è una cosa molto seria. E c'è una cosa che dico, la rivoluzione che per me c'è stata quando io e Lucia abbiamo iniziato a lavorare insieme, perché abbiamo lavorato organizzando questo primo corso insieme, e lì già abbiamo visto che lavoravamo bene insieme, avevamo affinità. Ma poi, quando abbiamo iniziato a lavorare seriamente su Play Factory, abbiamo anche detto: dobbiamo incarnare questi valori nella modalità con cui lavoriamo. E quindi quello che succede nelle nostre riunioni, che possono durare da un'ora alle 4 ore di chiamate via Zoom, è che ci lavoriamo giocando. E quindi, ad esempio, per fare i post su Instagram che scheduliamo sulla nostra pagina Instagram, la cosa che abbiamo fatto è abbiamo creato proprio una sorta di piccola gara, dove diciamo: ok, ora facciamo questo, e lo scrivevamo, e poi insieme ci aiutavamo in questo, nel migliorarlo. Quindi diventava una sorta di gara. Poi abbiamo detto: ok, tu guarda le immagini, tu guarda questa cosa. E diventava proprio una collaborazione in due, era super divertente. E per me il gioco è un'attitudine. E è quello che, secondo me, con Play Factory, portare la cultura del gioco, è proprio questo. Portare questa attitudine di collaborazione, di dire sì e di essere di supporto all'altro. Quando lavoro con Lucia, quello che succede è che a un certo punto magari io aiuto lei e lei aiuta me, quindi c'è un bilanciamento molto grande nella relazione. Io sto crescendo tantissimo in molte delle cose che faccio, proprio perché c'è questa partnership nel lavoro. E quando c'è qualcosa che io sbaglio, Lucia mi trova un modo per aiutarmi, per dire: ma guarda che forse non è un errore, lo trasformiamo in qualcosa di diverso. Il vantaggio della collaborazione, cioè, esattamente, è sempre una ricchezza in più, no? Soprattutto il fatto che c'è maschile e femminile, anche può sembrare banale, che spesso nel femminile c'è il maschile, eccetera, però sicuramente da un quadro più completo, no? Più sfumature. Sì. E questo è un grandissimo dono, perché lavorando in modo di supporto e non di colpa, o che cambia totalmente la gioia con cui si riescono a creare le cose. Poi ovviamente le sfide ci sono sempre. Certo. Il punto è come... Ho una curiosità solamente, l'avete accennato, però se ce l'ho di l'ultima cosa su Play Factory, se ci dite con chi lavora, cioè, nel senso, Lucia prima ha accennato questa cosa dei comuni, le aziende, un po' di attività, lavorate solo con aziende oppure anche con gruppi privati? Illustrateci bene quali campi. Sì, io ho lavorato per tanti anni solo con privati, quindi persone che organizzavo dei corsi, e così che ho conosciuto Michi, cioè ho organizzato questo corso a Milano, lui si è iscritto, e in realtà è stato veramente una grandissima opportunità, perché è così che si è creata la rete di interesse intorno al gioco, che ora sta crescendo sempre di più. È nato 4 anni fa il gruppo Giochi per Tutti, che oggi è grande, è nutriente. E mi sono scordata che stavo a dire. con chi lavoriamo? Con chi lavorate, le varie attività? Sì, che ecco, questo è, scusate, sono un po', cioè, i neuroni bruciati. Vai, ultimamente, tra l'estate.
Dopodiché è successo che 2 anni fa circa ho cominciato a fare mi sono inventata questo termine warm up, ovvero mi chiamavano dei grandi eventi aziendali per fare, loro all'inizio dicevano da animatrice, poi si rendevano conto che non era un'animazione, perché comunque portavo degli speech pseudo motivazionali, ma in cui parlavo in realtà della biologia del gioco, del potere della risata, e poi facevo giocare le persone. E questi piccoli break che io portavo ogni 2 ore di formazione aiutavano a ritirare sull'energia, e poi in realtà dopo 2 o 3 giorni di formazione diventavano un po' il fulcro e aspettavano, il pubblico aspettava questi momenti veramente come l'ossigeno. Quindi questa possibilità mi ha fatto veramente capire quanto fosse fondamentale, avevo dei feedback pazzeschi e mi ha dato la misura del fatto che questo tipo di attività giocosa dovesse entrare in azienda, non potesse, era necessario. È davvero un imperativo, le aziende dovrebbero cominciare a giocare, e questo può sembrare un po' violento in realtà, però quello che voglio dire è che c'è un vantaggio competitivo nel gioco incredibile, quindi non dobbiamo giocare per essere più redditivi, più performanti, quindi adesso sto lavorando principalmente con aziende, ma per essere più felici, e la felicità, come dice Shonagor, è un vantaggio competitivo. Quindi sì, principalmente adesso con aziende, però con Miki stiamo progettando anche incontri online, visto che il coronavirus ci ha un po' fermato, a me sono stati cancellati tantissimi lavori dal vivo, ci stiamo riorganizzando per creare dei percorsi online aperti soprattutto a formatori e persone che già lavorano in azienda, per avere un impatto, l'impatto maggiore possibile, ma anche aperto a tutti in realtà gli amanti del gioco. Esatto. Io vedevo, cioè nel senso, il titolo, la traccia che avevo pensato per la puntata l'ho praticamente presa ispirandomi proprio a Play Factory e studiandovi un po' prima di fare questa diretta, no? E siamo abituati, il titolo Atto Rivoluzionario, un'abituata a rivoluzioni nella storia, sommovimenti, anche violenza, insomma, abbiamo un po' un'idea di rivoluzione spesso edulcorata, ma spesso, anzi, forse no, anche su Italia che Cambia raccontiamo proprio di piccole rivoluzioni quotidiane che probabilmente l'impatto è molto sottovalutato rispetto alla reale portata, il famoso concetto di moltitudine inarrestabile, no? E dunque parlate di gioco come atto rivoluzionario, parlate anche di, scorrendo prima il sito, visto gioco come bisogno biologico primario. Dunque la domanda che volevo porvi è, cioè, qual è la reale portata del gioco? Perché spesso non riusciamo a coglierla, perché crescendo poi non giochiamo più, cioè nel senso la vediamo un po' come un'attività da bambini, no? Invece mi sembra che uno dei nodi centrali di Play Factory è smontare questa costruzione mentale e recuperare un po' il bambino che c'è in noi, perché proprio è un bisogno biologico che dobbiamo sempre tenere in considerazione secondo voi? Credo che sarebbe bello partire da quello che ci hanno detto le persone all'interno del gruppo Giochi per Tutti Play Factory. Abbiamo fatto a questa grande comunità di 2000 persone che sono super appassionate di gioco e dove condividono e condividiamo tantissimi giochi, questa domanda, e quindi su spunto di Paolo, perché giocare un atto rivoluzionario? E vi leggo alcuni di questi commenti. Perché la nostra società ha relegato nell'infanzia e nella stupidità. O perché giocare crea mondi dove tutto è possibile. Proprio il gioco ti permette di entrare in un mondo che ha regole magari diverse da quelle della realtà dove siamo abituati. Esatto, grazie Paolo, lo puoi far vedere nel post. Oppure, perché un attivo rivoluzionario? Marco dice, perché sì. Oppure perché giocare ti permette di essere libero dai condizionamenti. Oppure perché, Laura dice, per esplorare uno spazio-tempo dove tutto è possibile. La cosa che per me è molto importante nel gioco è quella delle regole. I giochi hanno delle regole di solito, non tutti, però di base creano delle regole. E la rivoluzione è anche questione di cambiare delle consuetudini, delle regole a cui siamo abituati. E con i giochi noi ci permettiamo di fare questo. Questo, secondo me, è uno dei motivi per cui si fanno rivoluzioni con dei giochi. Luci, tu cosa dici? Sì, questo è uno dei concetti che porta, per esempio, Graciela Scheines nel libro Giochi innocenti, giochi terribili, che è molto bello, e parla proprio anche lei del gioco come rivoluzione.
e anche lei porta questo tema delle regole, no? A cui io in realtà non avevo mai pensato in maniera così dettagliata, ma è vero, non esiste un gioco senza regole. Addirittura manipolare la creta sottostà alla regola della fisica, cioè delle possibilità di quel materiale. Quindi la cosa meravigliosa che possiamo fare è che Stuart Brown, per esempio, questo neuropsichiatra e presidente del National Institute for Play, dice che giocare ci dona nuove possibilità cognitive, forse è rivoluzionario anche per questo, è rivoluzionario per tantissimi motivi. Quando giochiamo, entriamo, creiamo un nuovo mondo, facciamo il set di regole insieme, quindi cooperiamo, entriamo nel mondo, lo esploriamo, esploriamo tutte le variabili di quel dato set di regole e poi chiudiamo un mondo. E quindi si creano dei mondi paralleli. In realtà l'argomento sarebbe vastissimo rispetto al gioco e rivoluzione. Giocare è sovvertimento, il verbo divertire che spesso noi leghiamo al gioco, non per forza e non sempre, però è interessante per me l'etimologia del verbo divertire, che è divertere, no? Cambiare strada, andare in un'altra strada. Sto scegliendo e ho la possibilità di andare in nuove vie, nuovi percorsi cognitivi, appunto. Quindi, come dice la Montessori, c'è un legame fortissimo tra cervello e mano. Il gioco primitivo, il primo gioco che fa il bambino è il gioco con le mani, comincia a guardarsi le mani, poi c'è il gioco manipolativo. E quindi giocando con le mani, e anche quindi qui inserisco il discorso del gioco come bisogno biologico innato, comincio a sviluppare il cervello. No, non mi mette da sola, Paolo. In compagnia, eccoti. Non vuole apparire, me l'ho dimenticato questa cosa. No, io sono contenta, almeno mi vedo voi. Eccoci, no? Eccoci, tutti insieme appassionatamente. Ecco, il bambino gioca non perché dice ok adesso gioca come istinto biologico, perché attraverso il gioco sviluppa nuove connessioni neuronali. Naturalmente gli animali, se non giocano, ne va della loro sopravvivenza, perché ad esempio prendiamo il leone, il gatto, attraverso il gioco della zuffata, e qua poi potremmo collegare anche il gioco del play fight, impara a cacciare. Ma per noi esseri umani, se non siamo abili fisicamente, possiamo comunque sopravvivere in questo mondo. Ciò che ci manca è purtroppo l'intelligenza emotiva e sociale. Attraverso il gioco noi sviluppiamo tantissimo quella che è appunto l'intelligenza sociale, emotiva, la capacità e la competenza a farci nuovi amici. E questo è uno studio che porto sempre, lo ripeto di continuo, quasi mi stanco di me stessa, però è meraviglioso. C'è questo studio molto bello che si chiama Grant and Glack Study, che da 3 generazioni di persone studia la felicità attraverso dei questionari molto approfonditi a delle persone anno dopo anno, per capire quali sono le variabili della felicità. E ciò che è emerso in questi 75 anni, c'è un TED molto bello che vi consiglio di guardare, anche molto breve. Il fattore numero 1 per una vita felice è la qualità delle nostre relazioni. E giocare ci aiuta a entrare in relazione con l'altro. Oggi sono andata a prendere mio figlio alle 6, quindi poi sono corsa qui per la diretta, dalle colonie, stava lì dalle 8 e era... Io ogni volta che lo vedo che torna dopo una giornata di gioco, è un altro bambino rispetto a quando magari sotto coronavirus eravamo in casa e sì, stavamo, ma non, la relazione era soltanto con me. Quindi il bambino e l'essere umano, la specie umana, ma non soltanto, in realtà anche tutti i primati e anche altri mammiferi, hanno un bisogno fondamentale di relazionarsi. Non siamo isole, siamo animali sociali e il gioco è il driver primario dell'intelligenza sociale ed emotiva. Non l'unico, naturalmente, però essendo un concetto molto lato quello di gioco, in realtà sto giocando anche quando ti faccio un'intervista. Certo. Giocare è un concetto molto vasto e qui si aprirebbero, insomma. Certo. La cosa incredibile dal mio punto di vista è che proprio permettendo di cambiare delle regole ci permette di scoprire delle parti diverse di noi stessi e di sperimentarci in contesti e in modalità diversi, sapendo che magari è finzione, tra virgolette, ma in realtà è realtà. E quindi se io gioco a fare la guerra, mi sto immedesimando in qualcosa con delle regole diverse, magari usando l'immaginazione, ma mi sto immaginando in quel contesto e quindi posso scoprire di me delle parti anche solo immaginandole e capire se sono cose che farei o che non farei.
Questa cosa interessante che ha detto del fare la guerra aprirebbe un argomento che mi sta molto a cuore. Sì, perché la maggior parte dei genitori, quando vedono i figli fare la lotta o anche usare armi o anche far finta di uccidere, no? Anche per finta, entrano in contrazione. E c'è sempre un passaggio della Shaines che è bellissimo, che dice i bambini, e anche per questo è rivoluzionario, anche capire questo è rivoluzionario, soltanto capire, cioè accoglierlo come concetto. I bambini e la morte, il gioco e la morte sono spesso interconnessi, il bambino gioca a morire perché può rivivere, e tutto quello che viene vissuto nel gioco, e quindi anche la morte, in realtà viene integrato. Tutto quello che viene giocato viene integrato, e quindi la lotta è un gioco, per esempio. E questo fa parte di un ciclo, cioè nel ciclo della vita c'è l'inizio, la nascita, l'evoluzione e poi la fine. E quindi essere in contatto anche con questa fine durante il gioco e chiudere il ciclo o chiudere il gioco è uno spazio importantissimo anche nel chiudere lo spazio di gioco. Vorrei prendere spunto anche da alcuni commenti che ci hanno scritto. Che stanno arrivando, infatti. Esatto, uno dice, secondo me giocare serve a sentirsi liberi, a viaggiare con la mente, un po' come leggere. Oppure Sara dice, è rivoluzionario perché ci permette di non avere confini. Regole sì, ma possiamo comunque andare ovunque, relazionare e relazionarci nel modo più semplice che ci può essere. Io riguardo le regole, infatti avevo seguito una vostra diretta e vi ricordo quanto invece, ma avevate scaturito una riflessione importante, mi occupo di comunicazione, no? A volte stavate parlando di televisione, media, gioco, e, no, forse stavate parlando di altro, ma a me è venuta questa riflessione, cioè a volte guardare una serie o soffrire di una trasmissione sembra un gioco, no? In famiglia, tutta la... Mi ha molto fatto riflettere il fatto che spesso non è così, è proprio quando invece nel gioco le regole non sono condivise, non parliamo più di gioco probabilmente, perché parliamo di un'altra roba che contiene sì, di ipotesi e situazioni di controllo, da comunicatore insomma una cosa, chi detiene una parte di informazione di regole non la comunica all'altro, non gioca ma fa altro, insomma è una cosa che mi aveva fatto riflettere durante una vostra diretta. E questa cosa che dice è molto interessante, faccio una brevissima parentesi, cioè nel libro di Alice nel Paese delle Meraviglie c'è l'imperatrice che fa il gioco del cricket tutto speciale, non so se avete presente la scena in cui le carte, che sono un po' le sue guardie, lei tira la palla del cricket e loro per farla vincere ad ogni costo devono correre dietro la palla e posizionarsi per far fare... buca all'imperatrice. Questo è un po' il parallelo, se vogliamo, di gioco, se vogliamo parlare di gioco e politica, gioco e rivoluzione, di gioco e in realtà potere e gestito male. E non solo quando le persone non sono d'accordo, perché io posso fare anche un gioco in cui non ti dico le regole e magari sto giocando solo, ma il tema è che io te le posso anche imporre le regole. Chiaro. E se la vita è gioco e ti sto imponendo delle regole, in realtà in quel momento, ecco, mi interessava dire che c'è un parallelismo molto forte tra vita e gioco, politica e gioco, realtà e gioco e realtà. Io ad esempio ho questo pensiero, per me tutto è un gioco. Lucia, ne abbiamo discusso spesso io e Lucia di questo. Per me qualsiasi cosa può essere paragonata a un gioco, se ci sono delle regole, se ci sono... degli obiettivi, dei risultati, è un gioco. E quindi la politica, quello che stiamo facendo adesso, per me può essere chiamato un gioco, ma tutto. E quindi ho questa, forse idealizzato, anzi, nei commenti ditemi cosa ne pensate, tutto è un gioco oppure ci sono delle cose che sono un gioco o no? Forse una delle cose che su cui ragionavamo ultimamente è quando il gioco... diventa un rifugio e quindi diventa uno scappare dalla realtà, e quindi se io guardo Netflix o gioco un videogioco perché non voglio affrontare delle cose, quello è ancora un gioco o no? Stiamo andando un po' nella metafisica, i confini sono labili, no, però è interessante, cioè nel senso indirettamente anche lo scopo un po' della puntata, no? Cioè abbiamo un'idea molto stereotipata del gioco, ma vedi quante cose poi ci state dicendo, c'è un'interrelazione molto
diretta con molti temi, può essere fuga, può essere condivisione, può essere mancanza di condivisione, insomma, può essere tante, tante cose. E, io vi volevo chiedere, nella vostra esperienza, avete introdotto Play Factory prima, rispetto alle, per la vostra esperienza, quando avete organizzato eventi, come avete visto di un giorno, più giorni, online, a distanza, in qualsiasi modo, soprattutto sugli adulti, come nel bambino innato, ma nell'adulto come avete visto scardinarsi, se l'avete visto, le nostre sovrastrutture, no? Immagino all'inizio un po' di resistenza, proponete dei giochi, alcuni scappano, alcuni magari sono più entusiasti. Ci potete fare qualche esempio che avete visto nella quale ha avuto un impatto proprio un po' comunque importante sulle persone? Diciamo che sono siamo un po' fortunati, perché spesso da noi vengono persone che già sono affini a quel gioco. Se proprio il gioco è qualcosa di lontano, è difficile che ti ritrovi dentro. Quindi non abbiamo, almeno io non ho mai avuto particolari difficoltà nel o resistenze nel farlo giocare. Magari rispetto ad alcuni giochi, alcune tematiche, che sono più sensibili per quella persona, che vanno in conflitto con alcune parti personali di quella persona. Quindi, non so, un gioco col contatto fisico per alcune persone può essere vissuto in modo molto diverso rispetto a un gioco per altri che sono abituati ad abbracciarsi, eccetera. Quindi questo è interessante perché permette a quelle persone, uno, di scegliere, quindi voglio fare questo gioco sì o no, e due, se lo vogliono fare, di sperimentare quel limite e magari andarne oltre, scoprirlo. Mi viene in mente, ad esempio, con il Play Fight, di varie persone che i primi incontri di Play Fight, il primo incontro di Play Fight, facevano molta, molta, molta fatica a entrare in contatto con gli altri. Quindi c'è un gioco dove bisogna, l'idea è di toccarsi le ginocchia, e anche solo il toccarsi le ginocchia per queste persone era sentito come un invadere lo spazio dell'altro o ricevere un'invasione nel proprio spazio. Poi quando gli proponevamo, ok, ora andate a terra e provate a schienare l'avversario, portare le scapole a terra, diventava una cosa dove iniziavano a ridere, ma a ridere tantissimo, che però era un meccanismo di difesa. E perché ovviamente non sempre siamo capaci di dire no, non sempre siamo capaci di dire per me è troppo, e quindi entriamo magari in un meccanismo di difesa che è nel ridere o nel ironizzare o nel sdrammatizzare per non incontrare e affrontare il tema. E la cosa incredibile è che dopo l'incontro di Play Fight, quando abbiamo fatto esplorare i limiti, quando abbiamo fatto esplorare la possibilità di dire no, quando abbiamo fatto esplorare la propria responsabilità, quelle persone uscivano con una faccia totalmente diversa. E quindi li vedevi cambiati, vedevi che avevano esplorato un limite. Poi non vuol dire che dal giorno dopo diventavano persone che abbracciano tutti, eccetera, però l'hanno esplorato. E quindi hanno cambiato qualcosa di se stessi, hanno visto un lato diverso di sé. Luci. Sì, a me sta venendo in mente che sì, effettivamente quando organizzi corsi vengono e si iscrivono persone che amano giocare. È un po' diverso in azienda o quando ti chiamano per fare una formazione sulla business agility e il gioco, in cui può capitare che ci sono persone che non hanno nessuna voglia di essere lì a fare quella formazione, o stanno lì e sono contenti solo perché non stanno lavorando in quel momento, ma non hanno voglia di ascoltarti. E quello che ho visto sempre, ora non so se sono stata particolarmente fortunata, c'è sempre nel gruppo qualcuno, come ha detto Michele, che ha più resistenza su alcuni tipi di giochi. Ma quello che negli anni ho visto che fa la differenza è come porti il gioco. Se io non sono molto sicura di qualcosa, ho delle resistenze io a portarlo perché ho paura che sia troppo imbarazzante per gli altri, ho paura di farli uscire troppo dalla zona di comfort, stai pur sicura, Lucia, che ci saranno degli inghippi. Quando, ad esempio, spesso succedeva anche durante i warm-up, se c'erano 300 persone nel pubblico, c'è una media di 2 persone ogni 100. Ho fatto un po' di medie, che si alzano e se ne vanno immediatamente. Wow. Cioè, appena io propongo una cosa un pochino fuori, finché parlo stanno lì e non li individui magari subito. C'è qualcuno che sta magari così mentre parli?
E poi si sciolgono e fanno tutto, fanno anche il pollo fritto che si chiama Giovanni, fanno i balletti. Mentre ci sono persone che non lo diresti, stanno così, e poi quando tu cominci a fare il pollo fritto, qualsiasi banana song, qualcosa di un po' nonsense, proprio fanno così, si alzano e se ne vanno anche velocemente a testa bassa. Perché è troppo, perché è troppo. Quindi capita naturalmente in contesti in cui le persone non scelgono che qualcuno vada in resistenza, ma è prezioso, e per me è molto più prezioso in realtà il lavoro di divulgazione tra persone che pensano che noi gliene possa fregare di meno del gioco. Esattamente. Durante il TED, cioè il mio regalo più grande è stato uno dei giorni più emozionanti della mia vita, poter parlare a 600 persone di ciò che mi sta a cuore per 20 minuti è stato un dono immenso. E alla fine ho fatto una piccola deviazione finale durante, cioè non era previsto nel mio speech del TED, però ho parlato di quanto sia importante parlare, giocare con i propri figli, con i bambini. E alla fine c'era questo signore che viene da me, tutto in giacca e cravatta, e mi fa: finché sei arrivato alla fine, sì, interessante, però quando hai detto quella frase alla fine... mi hai fatto piangere, mi hai fatto proprio piangere. Stasera torno a casa e gioco come fio. Ecco, per me quello è stato parlare alle persone che non hanno minimamente idea di che giocare può salvare una vita, può salvare una relazione, di cominciare a giocare con i propri figli soprattutto. Ecco, di persone che alla fine degli incontri, in cui magari non avrebbero mai pensato di giocare, vengono e mi dicono: davvero è stata una sorpresa, è stato un dono. Non avrei mai pensato che potevo ballare. Mi ricordo una volta a un grande evento di coaching, la ragazza, la signora che organizzava la Health Coaching Academy, Romina, mi fa: lo vedi quello che si sta rotolando lì per terra? Fa: beh, lui è tipo il direttore di un grande ospedale di Bologna, io non l'avevo mai neanche visto sorridere. Quindi mega è stato direttore galattico, fantastico. Ci sono tante trasformazioni con il gioco, sì, quando lo porti con una forte... con la verità, certo, senza paura. Se porti il gioco con la paura, ci sono degli inghippi di solito, altrimenti c'è sempre un discioglimento della contrazione, quasi sempre. E quando lo porti anche creando uno spazio più sicuro di quello in cui siamo abituati, perché le regole del gioco permettono di creare una maggior sicurezza, perché so cosa aspettarmi dagli altri, so cosa posso fare, so cosa non posso fare. Certo. C'è Sara Miti che chiede: voglio sapere cos'è il pollo fritto. Sono un pollo fritto e mi chiamo Giovanni. Mi hai morso la coscia e ti richiedo i danni. Mi hai fatto il giro a rossa e mi hai bruciato il petto. Chiedo solo un po' di rispetto. Questa fatta in tutte le salse. sì, insomma, il pollo fritto, io ho avuto il piacere di conoscere in passato. Una sessione di ore la risata, è veramente potente, un fermo di persona. E poi un'altra cosa, sempre rifacendo i miei commenti, faccio una piccola deviazione, ma c'è un commento di Marina Teseo che dice che a volte il gioco può salvarti dal bullismo, quindi secondo me può essere un aiuto se fatto con coetanei. Cosa ne pensate su questo, per rispondere a Marina, magari condividiamo? Mi viene in mente, dico un piccolo aneddoto bellissimo. Ho fatto una ventina di incontri in un centro polivalente per ragazzi disabili, normodotati, di tutte le età, stranieri e non. C'era veramente di tutto, dalla bambina di 5 anni che non parlava italiano, ragazzi autistici. È un posto veramente molto bello, che è Villa San Filippo, qui vicino al mio paese, il centro Baobab, e c'era questo ragazzino albanese molto problematico. Io lo conoscevo da quando era molto piccolo, cioè in realtà italiano, veramente problematico, insomma, e molto violento anche. E quindi ho appena l'ho visto, ho detto: ah, ok, c'è lui, un attimo, interrogare, come facciamo? Perché so che era violento, però ho detto: cavolo. E quindi ho usato la tecnica dell'innamoramento. E lui di solito non giocava mai, c'aveva il suo gruppo di fedeli, se li portava dietro, faceva un po' di bullismo appunto intorno, anche lì al centro. E io ho fatto finta di innamorarmi perdutamente di lui, però in maniera molto plateale. Tipo: oh, mio amore, sai quelle cose. Da quel giorno, un po' forse ho conquistato la sua fiducia, ma è sempre, ogni volta che io arrivavo, lui era in prima fila, e quando io proponevo i giochi tra ragazzi normodotati e disabili, che erano un po' più complessi quelli di interazione, perché la maggior parte dei disabili era immobile e con un grado cognitivo quasi vicino allo zero, beh, lui era il più dolce, il più... entrava, c'era, più di tutti gli altri. Quindi in realtà il tema del bullismo, grazie Marina,
è che dietro al bullismo, dietro alla rabbia, dietro alla violenza c'è una montagna gigante di mancanza di amore, di non essere ascoltati. Quindi ecco, sì, il gioco può essere una porta importantissima. Ti permette proprio di entrare in relazione in altri modi, e quindi entrando in relazione, ad esempio anche a me è successo che un incontro con un centro di aggregazione giovanile dove i ragazzi avevano un comportamento molto corporeo, ma nel tirarsi schiaffi, tirarsi scappellotti, eccetera. E quindi, soprattutto rispetto a un ragazzo un po' più piccolo, però era molto maturo da alcuni punti di vista, ma non aveva la voce di esprimere certe cose, forse perché era più piccolo per il suo contesto familiare. E la cosa che è successa è che quando lui ha iniziato a esprimere, dopo un gioco, quello che gli era successo, gli altri hanno potuto sentire e vedere quello che lui provava, perché prima lo vedevano dall'esterno, vedevano la risposta magari del chiudersi, ma non sentivano la sua voce. E quindi il gioco è importantissimo, aiuta anche il bullismo assolutamente, dipende anche dal tipo di gioco, perché ci sono alcuni giochi che invece lo amplificano se non sono in contesti adeguati, che possono sicuri. creare, e sicuri, esatto. Quindi Assolutamente, sì. dipende dai valori del gioco sempre. Assolutamente, dall'ambiente pure, come viene costruito l'ambiente, Ad esempio, secondo me. vi faccio un esempio, sempre sul gioco come cosa seria. Ho questo aneddoto di un'azienda che introduce un sistema di gioco di gamification per ricompensare i propri dipendenti nell'offrirsi suggerimenti e feedback migliorativi. E questo sistema consiste nel assegnare ogni volta che do un feedback a una persona, io ricevo dei punti e quella persona riceve dei punti. Con i punti posso acquistare dei pacchetti terme, delle ricariche, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che il gioco, con l'obiettivo positivissimo e bellissimo di offrire feedback di miglioramento, si trasforma in un altro gioco, che è quello di accumulare punti per ricevere i premi. E quindi anche qui è super interessante, perché se l'intento era uno, il risultato era un altro, perché probabilmente i valori dell'azienda, di alcune delle persone dell'azienda, non di tutti, erano più di ho bisogno di quei premi. Quindi anche qui il gioco è da capire bene come allineare il risultato, le regole e come giocano le persone. Il vero impatto del gioco. Esatto. Sì. Assolutamente. Mi avete fatto riflettere anche sul fatto di, anche l'ultimo esempio di Michele, su come contribuisce anche a depotenziare i conflitti e a costruire gruppi, no? Che magari è impensabile potessero trovare, insomma, una forma di unione. Per quanto riguarda anche l'esperienza, cioè, siamo abituati, anche se stanno cambiando moltissime le cose negli ultimi anni, spesso l'ambiente aziendale è proprio nel nostro immaginario è l'antigioco, no? La seriosità, le gerarchie, insomma, siamo un po' cresciuti con questa immagine che un po' ovunque adesso vedo, ne testimoniamo anche noi, per fortuna sta cambiando. Nella vostra esperienza con le aziende, anche chiedo a tutti, sia Michele, Gallucia, come l'introduzione del gioco all'interno, come ha destrutturato questo modus operandi che c'è all'interno delle aziende e come ha aiutato il gioco a costruire proprio un gruppo coeso che poi è il sale dell'azienda, paradossalmente, no? Perché più un gruppo unito, più presumibilmente l'azienda può andare meglio, probabilmente. Qua il discorso è molto ampio, nel Immagino. senso che non si può calare il gioco su tutte le aziende nello stesso modo e sono pochissime le aziende che ad oggi accettano la sfida di portare il gioco come valore all'interno della cultura aziendale. La maggior parte delle aziende che richiedono servizi giocosi lo fanno per affiancare il gioco. Sento il ritorno della mia voce all'improvviso. Ok, spesso. Aiuto. Per affiancare il gioco a una formazione magari sull'agilità e per riformattare o per ristrutturare una formazione precedente che loro portano altrove. Quindi io ad oggi devo ancora incontrare l'organizzazione che si mette davvero in gioco e che non usa il gioco come team building,
come parentesi, perché la maggior parte della gente vuole la parentesi, credendo che quella parentesi possa poi andare a influire su dinamiche altre che in realtà sono sulla governance, che poi sono l'azienda, sulle persone, sui conflitti. Quindi bisognerebbe fare un percorso molto lungo in cui il gioco può essere il come. Io e Michele diciamo sempre, il giocare è how. Poi in realtà ci sono tanti altri temi da portare nell'organizzazione, non basta giocare. La LU, reinventare le organizzazioni, porta a questo nuovo paradigma della scienza dei livelli e della sì, delle dinamiche a spirale, è un argomento molto complesso. Comunque, parlando di organizzazioni, ci sono vari tipi di organizzazioni, le rosse, le ambra, le gialle, come nell'evoluzione, e si va da un processo piramidale a uno sempre più, non flat, però sì, senza gerarchie, no? E sicuramente noi non potremmo mai lavorare con un'azienda infrared, all'infrarosso, cioè in cui top down command and control, magari mi chiamano, gli faccio il team building, però poi sono drenata, lo sento, no? Cioè giocare con un certo tipo di persone o in un ambiente in cui magari le persone avrebbero anche voglia, ma sono profondamente frustrate perché dicono l'azienda mi sta dando questi 2 giorni di gioco, ma poi torno, e quindi se lo prendono come una portata in giro in realtà quei 2 giorni. Mm-hmm. Cioè mi stai allisciando, no? C'è la carota e il bastone. Quindi in realtà il gioco può essere anche disfunzionale. Il mio sogno è quello di riuscire a portare il gioco come pratica quotidiana all'interno delle aziende. Ma anche come cose molto piccole, e dove i giochi possono anche avere un obiettivo. Ad esempio, due settimane fa, durante il festival Giocosamente, che è un festival internazionale, abbiamo fatto 2 workshop, uno sul gibberish, che è il linguaggio nonsense, e l'altro su giochi di autenticità. E abbiamo messo insieme varie persone che non si conoscevano a parlare di cose profonde, autentiche, di se stesse, a rispondere a domande. Portare un tema di questo genere, quindi empatia in azienda, è qualcosa che cambia drasticamente. A me è successo più volte di sentire dei conflitti con persone che lavoravo e proporre, facciamo un meeting dell'empatia, e con un gioco, con quindi delle regole su come comunicare, siamo andati a trasformare quello che era una sensazione, esprimerla in un modo diverso di risolvere questo e di crearlo con creatività. Oppure nelle riunioni che faccio con un altro progetto con cui collaboro, che fa tecnologia per aziende non profit, per organizzazioni non profit, una delle attività che facciamo durante gli incontri è un piccolo gioco per ingresso o di uscita. E ad esempio descriviamo come ci sentiamo facendo una costruzione con della carta stagnola, e che si trasforma dall'inizio alla fine dell'incontro. Quindi questo è un piccolo gioco che ci permette di entrare in relazione in modo diverso. E quindi anche queste pratiche di gioco che si possono fare negli intermezzi, nei piccoli team, cambiano drasticamente la modalità con cui ci si relaziona. Sì. E poi ovviamente ci sono i giochi anche legati a un obiettivo, come il game storming, che si possono fare per aziende o per anche per istituzioni, per città, hanno un obiettivo di far giocare le persone in una paradigma, in una modalità che è prima divergente, quindi si va a esplorare, aprire le idee, fare i giochi che tirano fuori idee, e poi convergente. E questo fatto in modo collaborativo, con dei team, con tante piccole esperienze, e alla fine si ha la scelta di una cosa da portare avanti, o più cose da portare avanti. E quindi si possono creare nuovi progetti, se si vuole, si possono risolvere problemi, tutto con delle pratiche collaborative e con dei giochi. E diventa una cosa incredibile, perché riesci a creare tantissima energia, tantissimo engagement, e non è un dovere, un obbligo, perché c'è la regola della sospensione del giudizio nella fase divergente e poi della convergente, dove vai a scegliere dei criteri per condivisi, per poi scegliere qual è la cosa più efficace. E questo è incredibile, quindi si può giocare sia senza un obiettivo, sia con un obiettivo, porta sempre dei risultati. Assolutamente, sì. E, faccio un piccolo salto indietro, perché all'inizio lo dico anche per chi si è connesso dopo, all'inizio della puntata abbiamo accennato un po' al discorso della lotta
al discorso, anche per quanto riguarda, lui ci ha fatto degli esempi sugli animali, sui cuccioli, e sul valore della lotta, su cui abbiamo un'idea ben precisa, ma magari nasconde anche altro, può essere anche un elemento di unione e di conoscenza molto importante. E avete accennato al play fight, che io ho scoperto tramite Jesse Panissi, che saluto, al Congresso Nazionale degli Yoga della Risata. E ci raccontate cos'è, che è un'attività molto curiosa e secondo me esemplificativa del discorso sul gioco che stiamo facendo. Io ho scoperto il play fight grazie a Michele e lo spizzavo da un pochino, no? Guardavo, ma che è sto play fight? Ah, interessante. E mi sono accorta di una cosa, anche soltanto guardando i video, che mi emozionavo tantissimo e mi veniva quell'acquolina in bocca tipo i bambini che fremono, no? E dico, lo voglio anch'io. E è raro che io senta una cosa così forte. E col play fight mi succede ogni volta. Cioè, se vedo un cerchio, mi viene voglia di fare la lotta. Perché play fight, appunto, è... Poi questo magari lo spiega meglio Michele, perché appunto è più... ne sa più di me, perché è più avanzato. Però l'unica cosa che voglio dire rispetto al tema del play fight, che è stato veramente un punto di svolta fondamentale per me sul tema del gioco, che è appunto il tema del contatto, perché si può giocare per una vita senza toccarsi. E mi mancava l'elemento del contatto fisico, tanto che la prima volta, come diceva prima Michele, è stato difficile, non è stato così semplice. Ero felicissima, avevo voglia, però c'era comunque tutto un subbuglio interiore, no? Non è facile entrare in contatto fisico così stretto e puro, soprattutto durante un incontro di gioco-lotta. E quindi adesso lascio la parola a Michele che spiega meglio di cosa si tratta. Che succede infatti nel play fight? Allora, tutto nasce quando Matteo Tangi, che è l'iniziatore del play fight, dopo un corso che ha fatto dove voleva entrare in contatto, dove aveva appena entrato in contatto con la rabbia, dice, questa cosa è interessante, però mi manca qualcosa. E quindi con un amico a quel tempo... dice, proviamo a giocare, a fare queste cose, ma con un obiettivo, con un gioco, quello di portare le scapole a terra. E quindi da qui nasce questo incontro e riscoperta della lotta. Quindi il play fight che cos'è? È una pratica, è un gioco che può essere chiamata una meditazione corporea, perché all'interno di un cerchio, quindi ci sono delle persone all'interno di un cerchio, si svolgono dei rituali. I rituali sono quattro. Il primo è l'invito, e quindi c'è una persona che può entrare nel cerchio e invitare qualcuno nel cerchio, semplicemente dire sono disponibile. In questo caso cosa succede? Che con l'invito una persona decide di fare play fight con quell'altra persona, e quindi c'è un invito consapevole e consenziente su fare sì o no, dire sì o no per partecipare al play fight. Poi c'è il secondo rituale, che è l'incontro. Il secondo rituale dura 7 minuti e si inizia mettendo i pugni in questo modo e dicendo play fight. Play fight significa accetto l'unica regola di questo gioco, che è quello di portare sicurezza a me stesso e non farmi male, e portare sicurezza agli altri e non fargli male, compreso lo spazio. Quindi questa è l'unica regola, l'unico accordo principale del play fight, quindi non farsi male, dove non farsi male è inteso sia come fisicamente, ma sia anche emotivamente, quindi restare in ascolto. E poi inizia la lotta. La lotta ha il gioco di portare a terra le scapole della persona che sto incontrando, ma lo scopo vero è quello di connettersi, e connettersi significa portare curiosità, essere curiosi rispetto a che sensazioni provo io quando entro in contatto, come si muove il mio corpo, come si muove l'altra persona, com'è la relazione, come mi sento rispetto al cerchio. Quindi portare curiosità rispetto a tutti questi temi, e è qualcosa che è lo scopo, perché quando ci entri dentro entri talmente in un flusso per cui non esiste nient'altro, quindi dimentichi qualsiasi cosa stia accadendo. E è una pratica che è veramente molto trasformativa, perché nell'incontro
riesci a portare alla luce dei tuoi pattern comportamentali corporei incredibili. Ad esempio, la prima volta, una delle prime volte che io ho fatto play fight, Matteo mi diceva, c'è anche un arbitro, l'arbitro è il guardiano del gioco, e quindi conta 1, 2, 3 appena una persona ha le scapole a terra. Poi non si contano i punti, quindi non c'è chi vince o chi perde, perché lo scopo è connettersi. Però questo simulare un conflitto è molto importante per portare in una situazione di stress. E cosa succede? Che quello che io facevo era, l'arbitro contava 1, 2 e io lasciavo. 1, 2 e io lasciavo. E dopo, ragionandoci, era una cosa che io facevo anche nei miei progetti. Una cosa che io facevo nei progetti della mia vita quotidiana, quindi avevo un'idea, mi piaceva, iniziavo un pochino e poi l'abbandonavo, perché non mi sentivo abbastanza forte di poter arrivare al 3 e concluderla. E questo mi ha fatto osservare questa mia dinamica comportamentale e provare a arrivare al 3. Mi sono allenato, quindi c'è stato un allenamento. E ora sto facendo dei progetti per cui è difficile lasciarli quasi. Però, quindi è diventato l'opposto. Però mi sto anche allenando col play fight. Nell'ultimo evento intensivo immersion che abbiamo fatto, mi sono allenato proprio a capire come dire basta, come chiudere un ciclo. E infatti ci sono tendenzialmente vari tipi di eventi che facciamo. Attualmente lo facciamo principalmente con privati, non c'è ancora stata un'azienda che io sappia per ora, perché ci sono che abbia avuto il coraggio. Che abbia avuto il coraggio di provarlo. E facciamo eventi sia dei cerchi introduttivi serali, ad esempio a Milano, eccetera. In questo momento ovviamente sono fermi, ma abbiamo trasformato i cerchi in presenza in cerchi virtuali, e quindi non sperimentando il contatto fisico, ma più la connessione, il contatto verbale e questa connessione con se stessi e queste pratiche nel virtuale. E questa sera, tra poco, alle 7:30, c'è un cerchio virtuale proprio tenuto da Jessica Vanessi, che tu conosci. Quindi se andate sulla pagina Facebook Playfight Italia trattino Matteo Tangi Lineage, potete già vedere e partecipare all'evento di stasera. Secondo me ce la fate ancora ad iscriversi. O comunque ogni 2 settimane c'è un evento. E poi facciamo, se andate sul sito playfight.org, altri eventi più immersivi, più intensivi, per andare più in profondità. E è una pratica che a me ha cambiato tantissimo. Vi dico solo gli altri due rituali, per concludere l'incontro, che sono, dopo aver fatto la lotta, dopo i 7 minuti, dove il cerchio ha osservato e è stato a proteggere lo spazio, i due play fighter si sono incontrati e hanno fatto la lotta portando le scapole a terra, c'è il terzo rituale, che è quello dell'apprezzamento. E quindi i due play fighter si guardano, si mettono uno di fronte all'altro e si dicono le 3 cose che apprezzano dell'altra persona. Questo è un modo per imparare a allenare l'osservare quello che c'è di buono, quello che c'è di bello nell'altro, e rispecchiarglielo e farglielo sapere. Perché spesso non è facile, noi non diciamo mai ad altri così facilmente ti apprezzo perché. E infine l'ultimo rituale è quello dove questa condivisione e queste emozioni vengono condivise dal cerchio, e quindi il cerchio, i due play fighter si rivolgono al cerchio e ricevono dei feedback, dei rispecchiamenti. Le persone ovviamente non gli dicono sei stato forte, sei stato bravo, quindi non sono giudizi, ma sono cose che loro hanno vissuto. Quindi io quando lottavi ho avuto il ricordo di quando lottavo con i miei fratelli, o quando lottavi ho avuto paura perché pensavo che vi faceste male, e quindi quello che io ho vissuto, la mia realtà. E quindi c'è una condivisione, un incontro tra queste realtà che può essere utile alle persone interne, oppure semplicemente una cosa mia. E da qui si chiude l'incontro e poi se ne apre un altro. Poi ci sono tantissime dinamiche diverse, questa è la principale, la più importante, ma si può fare play fight con la musica, ad occhi chiusi, con dei limiti, soprattutto quando ci sono due fisicità diverse. E però una delle cose più importanti che ho imparato grazie al play fight è che riesce a stravolgere i pregiudizi che abbiamo, e quindi vedere quello che noi chiamiamo, un caro amico, il re del play fight, che è un uomo grosso
essere schienato dopo 12 incontri, 12 cerchi da una ragazza, per noi è stato una roba che ci siamo messi a piangere dalla commozione. Anche lui era in una catarsi, perché dici, non mi sarei mai aspettata che una ragazza mi schienasse, e nessuno di noi c'era riuscito, e quindi dici, rompi qualsiasi genere di pregiudizio. Io mi ricordo, questo è il play fight. La cosa fantastica, infatti, è anche tutto, ma la parte, per esempio, io personalmente quella volta ho avuto un blocco nel farlo, ma adesso sarei più, ma mi ha proprio paralizzato e non me l'aspettavo, però ho assistito nel gruppo, diciamo, cerchio intorno, come hai spiegato bene prima, ed era bellissimo come c'erano i due, poi in quella fase, in quel contesto con Jessica era molto interattivo, le persone entravano, uscivano, e si è creato poi alla fine una forte condivisione, nella quale molti esterni che osservavano le persone che lottavano dicevano cosa avevano visto della persona lottante, no? Atteggiamenti, magari sensazioni di paura, di emozione, di blocchi, ed era un processo di scoperta per chi stava dentro, un processo di confronto molto bello, particolarissimo, perché quando assisti poi insomma, entri molto e va ben oltre la lotta e la fisicità, quello che succede nel play fight, che mi è proprio capitato di vivere questo. E, siamo quasi in conclusione, volata un'ora praticamente, e vi volevo fare un'ultima, se vi va, un'ultimissima domanda, più anzi una curiosità. Leggo dal sito, esistete da 4 anni, è una comunità che Play Factory, questo, ci sono più di 1800. Giochi per tutti esiste da 4 anni, in realtà Play Factory è appena nato, diciamo, cioè veramente da un anno circa. È passato naturalmente da una realtà all'altra. Giochi per tutti nasce con Luce Verdini, Cocci di Risate, e poi adesso è Play Factory. Sì, all'interno poi, cioè, volevo darvi insomma un assist finale per dire alle persone che magari ci hanno seguito, che vogliono entrare in contatto, scoprire giochi, perché ci sono più di 150 giochi, immagino un sacco di professionisti o appassionati che condividono le proprie esperienze, dove possono trovare risorse e scambiare insomma esperienze. La promozione, esatto, che possiamo fare è playfactory.it/regalo, che è per iscriversi alla nostra newsletter e per ricevere un elenco che attualmente ha 20 giochi, ma ne stiamo già aggiungendo altri, quindi mano a mano ne inseriremo altri, quindi li riceverete nella newsletter. Ricevere 20 giochi che si possono fare con chiunque, quindi è un'ispirazione proprio per iniziare a giocare immediatamente. Esattamente, se ci metti in sovrimpressione oppure lo possiamo scrivere in chat, anzi nei live comments, in modo, io non posso farlo, fallo tu, ti ho messo nella private chat il link, così possiamo rimanere in contatto, riceverete tutte le informazioni per i prossimi eventi, sia virtuali che dal vivo, speriamo vivo dal presto, perché comincia a sentirsi la mancanza, però se volete entrare subito in contatto, proprio immediatamente, vi potete anche iscrivere al gruppo Giochi per Tutti, dove appunto ci sono tantissimi giochi, sia video che descritti, divisi in alcune categorie, e soprattutto una bella bibliografia da consultare. Se siete appassionati, volete approfondire, siete formatori, coach o comunque professionisti che operano con le persone e vogliono cominciare a introdurre il gioco all'interno di formazioni, lavori uno a uno, eccetera. Quindi come Play Factory speriamo di crescere sempre di più e diventare una rete di professionisti che si occupano di gioco, perché come dicevamo prima e qualcuno prima nei commenti lo aveva scritto, anche leggere è giocare. E giocare, appunto, lo ripetiamo per un'ultima volta, un how, un come. Quindi, è come diceva Miki, è un'attitudine. Quello che vogliamo fare è soprattutto aiutare le persone a scoprire che gioco è molto più di quello che pensano sia. A volte pensiamo che il gioco, prima ho fatto il pollo fritto, e allora la gente pensa, ecco, vedi, tu giochi e fai la scema, fai la ridicola. In realtà giocare è tantissime cose, è fare play fight, è cucinare. Io faccio sempre questo esempio del cucinare, perché per me esemplifica il fatto che davvero giocare può essere tutte le attività, e come diceva Michele, qualsiasi cosa, tutte le attività che ci permettono di stare nel flusso,
e allo stesso tempo entrare in relazione con gli altri e con noi stessi. Perché cucinare, ad esempio, è una relazione, quasi una meditazione per chi ama cucinare, ma è anche un gioco. Alan Watts racconta questa cosa del lavare i piatti, dice posso lavare i piatti, arrabbiato, dicendo guarda tu, tutti i giorni devo lavare questi piatti, e prende i piatti e li sposta, no? E si lamenta, sta nell'amarezza, oppure danzare con ogni piatto che ha nelle mani e pulirlo, e lui fa proprio questo, c'è un video bellissimo in cui, credo conosciate Alan Watts, è un personaggio incredibile che parla molto dell'essere nel presente e del gioco anche, dice lavo questo piatto e shum, lo prendo, lo guardo, lo ammiro e poi tam, lo metto là, e ogni piatto è l'unico piatto che c'è, giocare e essere davvero sempre nel presente. Sì, infatti, degno finale, perché siamo abituati a programmare Daniela tutto. Daniela sta cucinando e fra poco ci mostrerà un video in cui balla con i piatti, magari. No, sto vedendo anche dei commenti che ci sono persone che stanno già scaricando il regalo che gentilmente ci avete dato, grazie. Dunque. Grazie Simone Guastella che ci ha messo il link. Ci ha messo anche il link, prima ho passato insomma in questione anche il link, lo trovate anche nella chat Italia che cambia, per chi vuole avere un po' di giochi gratis, per Factory vi fa un regalo e li riceverete sulla mail scrivendo la newsletter. Lucia e Michele, grazie mille. Davvero. Io due cose però da dire prima. Ah, certo, assolutamente. La prima è che volevo citare che il gioco è stato fondamentale in questo periodo di quarantena e ha aiutato, secondo me, anche a creare relazioni che non erano possibili. Grazie, è importante. Perché, ad esempio, con Lucia o con altre persone abbiamo creato vari gruppi di gioco online. È stato incredibile come i Game Nights, di cui Simone fa parte, è stato incredibile come siamo riusciti a conoscere e incontrare persone da tutte le parti del mondo grazie al semplicemente desiderio di giocare e non doversi incontrare per forza fisicamente, ma avere questa opportunità di farlo online. Quindi io ho vissuto compleanni di gioco, ho vissuto giochi da tavolo, giochi di autenticità, di tutto, quindi bellissimo questa possibilità di incontrarsi grazie al gioco. E vorrei chiudervi proponendovi un gioco, e quindi se siete arrivati fino a qui, se siete arrivati fino a qui alla fine della diretta, quindi dopo un'ora e sei, o se siete appena uniti, esatto, c'è il premio, e quindi potete partecipare al gioco del cadavere eccellente, cadavere ski, che Lucia vi racconta come funziona. Wow. Allora, il cadavere ski o cadavere eccellente è un gioco che facevano i surrealisti negli anni 30, nasce in Francia, dei primi surrealisti, e forse lo avete fatto quando eravate alle scuole medie o alle superiori. Se lo potete fare anche dal vivo con le persone che sono accanto a voi stasera dopo cena, è meraviglioso, fatto naturalmente in gruppo sullo stesso tavolo. Si può prendere un foglio di carta e scrivere la prima frase che vi viene in mente. I surrealisti lo facevano proprio come esercizio di flusso del pensiero. Quindi una frase non mediata dalla cognizione, tipo le pere sul pomo stanno sedute. La prima cosa che vi viene in mente, proprio nonsense, e poi piegate il foglio e lo passate alla persona successiva, la quale anche lei scriverà sullo stesso foglio, senza vedere quello che ha scritto la persona prima, un'altra frase, e così si va avanti finché non finisce il foglio, si srotola e si legge. Ora noi lo faremo virtuale. Per farlo, non ho mai giocato così tanto come in questa fase di distanziamento sociale. Oh, ciao Simone, un cavaliere del gioco. Simone è un grande cavaliere del gioco, devo dire. Quindi quello che vi proponiamo di fare è, finalmente riesce a giocarci Simone, scrivere in chat la prima frase che vi viene in mente, ma con un tema. Il tema è il gioco è una rivoluzione. E quindi provare a scrivere e noi facciamo un componimento poetico surrealista, che naturalmente probabilmente non avrà nessun senso, ma è proprio il senso è nel non senso, anche il non senso ha un suo perché e un suo senso. Si chiama, scusate, sì, cadavere eccellente, perché nella prima poesia surrealista c'era questa parola che è un ossimoro, cadavere eccellente. E la cosa incredibile è che potete scriverlo adesso, quindi scrivete ora nei commenti la frase e dopo averla scritta potete vedere anche in futuro, quindi anche se state riguardando questa live nei giorni successivi, potete giocare e vedere poi che poema si è creato grazie a questi commenti. E provate a farlo, perché questo è il primo atto rivoluzionario che potete iniziare a fare, quindi iniziare a giocare cercando di togliere qualsiasi genere di preconcetto, paura, eccetera, nell'osare, nel fare qualcosa di diverso e di nuovo.
e il nonsense è una porta importante, quindi andate, scatenatevi, speriamo che le persone connesse siano coraggiose, non si vergognino di scrivere cose senza senso, e aspettiamo i vostri commenti, se riusciamo a leggere qualcosa sarebbe meraviglioso. Sarebbe fantastico, infatti, se c'è qualche coraggioso che ci condivide. Che ci scrive le prime, la prima frase nonsense, 3, 2, 1, scrivetela ora. E tanto salutiamo Renata che ci saluta, Lucia. Sì, un bacio a Lucia e Paolo. Ah, ecco, per tutte le belline strozze il tabellone. Ecco che arriva. Paolo è già una poesia. È già una poesia, un haiku. La rivoluzione è davvero rivoluzionaria, si chiedeva la ciliegia sul ramo. Wow. Andiamo ad applaudire un gruppo di ricci. No, io vi amo. Ma che meraviglia, grazie. Questa la dobbiamo scrivere. Bellissimo. E pubblicare. Assolutamente. Io intanto ricordo che domani, anche su Italia che cambia, perché se fosse aperta la puntata, andremo in onda anche sul canale YouTube di Italia che cambia con un articolo. Dunque domani mattina, chi si è perso questo approfondimento sul gioco, la puoi seguire tutta la puntata, più rimane online nei canali sia di Italia che cambia che di Play Factory nei canali Facebook. E intanto ne arrivano altri, li facciamo vedere? Sì, ti prego. Una palla mi abbraccia la schiena, Divana. Wow. Quella e... prima di Annalisa, anche. Annalisa ha fatto però una riflessione sul gioco molto bella, perché nulla è utile se non il gioco. Che potrebbe, cioè, essere anche... Potrebbe essere. Io credo che sia parte del gioco. Sara, eppure ci muoviamo da fermi con amo grande. Interessante. Marina, c'è Marina, sì, esatto, sopra, giocare e pazziare, ma che fa star bene, normale. Niente, e male. Daniela, e Daniela, questo che è il finale con i fagiolini che nuotano in piscina, basta, che meraviglia. Finale col botto. Grazie mille Lucia e Michele, grazie davvero, grazie davvero, e salutiamo tutte e tutti che ci hanno seguito, e a tu per tutto nel prossimo mese, sempre fine mercoledì o giovedì, fine settimana del mese, e insomma giochiamo di più, perché sì, abbiamo detto che è importante, insomma, dobbiamo giocare di più, tutte le salse. Ciao, buonasera. Grazie, ciao a tutti, ciao.